questa è una tipica tavola di San Giuseppe. Le origini. Quando dice il signore vuole assaggiare gli spaghetti dolci. Siccome intorno al 1500-1600 fondamentalmente questa tavola è la tavola dei poveri. Non avevano il dolce, né tantomeno si poteva mangiare la crema. Dunque hanno creato questi spaghetti con la mollica e lo zucchero, perché era un piatto molto povero, ma nello stesso tempo sostituiva i dolci. In questa tavola potrete notare che c'è il pesce, che sulla tavola originale deve essere riposto sempre verso l'esterno. Poi c'è la massa, definita il fatto di San Giuseppe. La massa dovrebbe essere pasta fatta in casa o la classica ciceretria con l'aggiunta del cavolo. Vediamola in fondo, che sarebbe l'antipasto. Ci sono i pampaciuli insieme alle vittore, che rappresentano l'antipasto di questa tavola, per poi avere il baccalà. Potete notare che su questa tavola non ci sarà carne. Vi domandate perché non c'è carne? Molti diranno sicuramente per il periodo della Quaresima, perché secondo il calendario cristiano non si deve mangiare né carne né crema, né dolce né la carne. Ma intorno al 1500, siccome San Giuseppe era la festa dei poveri, i poveri non avevano carne. Dunque che succede? Che sulla tavola invece troviamo i pesci, troviamo tutti i prodotti del contadino, dunque della terra. Tant'è vero che la tavola di San Giuseppe può essere anche definita la tavola dei contadini,